Il Think Festival di Figline d'Incisa Val d'Arno è arrivato alla sua quarta edizione in questo 2024 e dal 10 al 12 maggio ha riempito il centro storico di Figline con tante attività dedicate alla cultura digitale. Questo festival quest'anno ha conquistato anche Palazzo Pretorio, all'interno del quale è stata disposta una sorta di mostra per quanto appunto attinente alla cultura digitale, ma soprattutto un maxi tendone è stato allestito in Piazza Marsilio Ficino con tantissime console per poter far divertire attraverso il mondo del gaming, fino anche a quello della realtà aumentata, tutti i partecipanti, persone di tutte le età, a partire dai bambini piccolissimi fino agli adulti che si divertono da tre giorni in questa straordinaria manifestazione. I numeri parlano chiaro, ci sono state davvero qualche migliaia di persone in questi giorni, quindi siamo davvero soddisfatte, ma al di là insomma, dei numeri, insomma, vediamo tutte le fasce di età ampiamente soddisfatte da quello che hanno trovato qui. Chi è venuto per la parte di gaming, chi è venuto per l'approfondimento sull'intelligenza artificiale, per la mostra sul videogioco, laboratori per bambini, insomma, c'è stato, le aspettative sono state ripagate e questo insomma ci rende anche a noi completamente soddisfatti, ed è bello insomma vedere poi che si incontrano generazioni. Dopo quattro edizioni insomma siamo arrivati piano piano a ottenere questo bel risultato e siamo molto contenti. Il logo della manifestazione, giusto per dare una data che è facilmente, ci si ricorda facilmente, è 4 marzo 2020, è il giorno in cui furono chiuse le scuole per il Covid, quindi non fu una data molto propizia, però questa manifestazione comunque abbiamo continuato a organizzarla e ha superato quel periodo difficile del Covid e si è affermata. Quindi insomma dopo 4 anni abbiamo raggiunto questo primo obiettivo e insomma già in questi giorni qualche idea per la nuova edizione è già venuta, quindi speriamo di proseguire con questi risultati.